Orei De Crocefieschi, il bomber, Roberto dai. Bruzzo. Buongiorno e auguri di buon anno. Sì, buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Allora, mi permetto di chiamarla bomber, insomma, proprio per averla vista tante volte. Io sono, faccio parte di quella generazione che l'ha vista allo stadio. Senta, è stato un periodo, insomma, abbiamo letto anche la sua intervista oggi su Il Messaggero, un momento un po'... Guarda, ti anticipo un po' la situazione, prego. Perché la sto vivendo veramente male, malissimo, perché io sono arrivato, non so voi quanti anni abbiate, quanti anni 60, avete. 60 io. E 40, quasi 44 io. Io 29. Allora chi ha 60 anni allora può conoscere un po' meglio la mia storia. Ecco. Io sono arrivato a Roma nel 78, sono più di 40 anni che ho stima e affetto e rispetto per i tifosi della Roma tutti, e in particolare per quelli della curva, e questa cosa mi devasta, perché proprio è detta proprio in buona fede assolutamente, e quindi la vivo male, perché mai avrei potuto recare un disturbo, un dispiacere a questa gente, e quindi come mai è andata, rimane ripeto tutto l'affetto che posso nei confronti di una città, di una tifoseria che mi ha sempre voluto bene, e credo che continuerà a farlo, insomma. Ma sì, io penso di sì, perché all'inizio, quando abbiamo sentito questa cosa, c'è stato un attimo di sgomento, dico ma come, il bomber, ma non solo io, tanti altri eccetera. Poi però chi la conosce bene, perciò i suoi amici più vicini, intimi. Eccetera, no, ma quella è stata una cosa proprio che... estrapolata. Prego. Praticamente sì. Ma no, ma chi mi dà del lei? Chi sei? Io sono Mario, Roberto. Mario. Ma allora che cazzo mi dai del lei? No, che ne so, perché ti sei presentato così. Se mi dai del lei, allora non ci siamo, di proprio no, che sono. Beh, che no. Sono per la questione di no, ma... Prego, Roberto. Ma no, ma si stava ragionando sulla finale di questa cazzo di partita, no? Sì. Cercando di valutare le varie prestazioni, e mi è venuto di dire così, perché un calciatore con quei limiti lì aveva risolto una finale, aperto e chiuso parentesi. Sì, sì. Questo no, è ma il concetto. Io lo so, io ero convinto di questa situazione qua, soltanto che... ma io non lo sapevo, adesso te lo dico, io non lo sapevo di questa, non lo sapevo, ma io sono uno che non mi ricordo neanche i gol che ho fatto io, ti puoi immaginare se mi ricordo quelli dell'altro. E quindi guarda, questa è la situazione, io non ci dormo la notte, è ormai una settimana che non dormo, spero stanotte di riuscirci. No, però io volevo spiegare una cosa, Roberto, a tutti gli ascoltatori, che Roberto c'ha questa cosa che è uno vero, nel senso. Che c'è, lui, se tu gli parli del famoso gol che ha fatto con la Juve, eccetera, lui ormai sono cose passate. Lui ama quella Roma, per carità di Dio. Però non è che sta lì, cioè non è uno che si vanta, e perciò se parla di calcio parla a ruota libera, dicendo no ma io non ha preconcetto. Quella lì è stata una battuta ingenua, diciamo ingenua, un uomo che io sono vecchio ormai, figurati se mi posso far fregare in una maniera tale, no? Quindi va presa per quella che è, una cacciata buttata lì, ma senza nessun secondo fine, questa è la verità, tanto più ne parli peggio è, e va bene, dai. Beh, una speranza per... No, aspetta, io voglio dire una cosa. Aspetta, l'unica cosa dire, di cui io sono certo, perché insomma un pochino lo conosco, ma io conosco tanti suoi amici, che Roberto veramente gli dispiace sta cosa. Ma tu la stai accusando un botto davvero, eh? Io questo me l'hanno detto tutti, anche Alberto me l'ha detto, me lo dicono tutti. Diceva, mamma, questo sta veramente soffrendo per sta cosa. È una cosa, insomma... No, Robè? Vero? Sì, sto soffrendo. Raga, è vero. No, si sente che è veramente dispiaciuto. Mi dispiace proprio a me questa cosa, guarda, sinceramente. Roberto no, ma è così, Prego, dai, vogliamo. Non mi fate emozionare, per favore. No. Roberto, tranquillo. E però... poi vi abbraccio tutti e vi saluto. Dai, a presto. Dai, Roberto, grazie, un abbraccio. Grazie. Arrivederci.